Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Allora, non ho registrato più niente negli ultimi giorni, non ho avuto proprio il tempo, a parte lo svuota la spesa che ho fatto. Ora ragazze, io sono qua in ospedale perché mamma è ricoverata, deve fare dei controlli, anche perché era da un po' che non li faceva, quindi hanno preferito direttamente ricoverarla per poterli fare. E io prima di venire qua in ospedale, che devo comprare delle cose, ho fatto un po' di spesa. Ragazze, sono andata ai cinesi e non mi aspettavo di trovarle lì perché nei negozi io queste cose non le ho mai trovate. Ne ho sentito parlare tanto, ma ho trovato la serie dei detersivi Alga che ho comprato. Quindi ora vado da mamma. Sto con lei e poi all'ora di pranzo torno a casa e ci risentiamo direttamente più tardi. Buongiorno! Buongiorno signore Abbiamo un sconvolte. ospite. Sconvolte. Ciao! Ciao. Qua c'è. Hai Allora, chiamami. praticamente qua ci sono tre con tre tablet e pure il cane. Hai Oggi è tre venuta. tablet. Oggi è venuta Aurora a pranzo, vero Auro? Sì. Guardate, Questo è il video di Adele, perché loro ormai si fanno anche i video. Guarda, mia dura molto, Ma non eh. si vede, amore. Non si vede perché è tutto bianco. Adesso? Vai, prova. Ah, ma io non lo posso far vedere, amo. Buongiorno ragazze, io come una scema ho iniziato il vlog e poi vi ho detto che vi dovevo far vedere gli acquisti e non vi ho fatto vedere assolutamente niente. Allora, vi faccio vedere appunto quello che sono riuscita a trovare in un negozio di cinesi. Pensavo che qua a Sassari non avrei mai trovato questi prodotti che sono ampiamente pubblicizzati e dicono che sono buoni. Vi dico che non li ho ancora provati, però ho comprato tre prodotti che sono i classici, diciamo. L'unico che non ho comprato è un altro, ma non mi ricordo se era lavapiatti o un altro tipo di detergente. Comunque, giro la telecamera e ve li faccio vedere. Allora, eccoli qua. Ho comprato della linea Alga il sapone per bucato a mano e lavatrice, poi ho trovato il lavapavimenti e il sapone sgrassatore universale. Fatemi sapere nei commenti come li utilizzate voi, ma intanto adesso andrò a vedere dei video perché ne avevo visto un miliardo di persone che utilizzano questi prodotti e che si sono trovati benissimo. Quindi aspetto i vostri commenti per i vari suggerimenti. Per il resto, ragazzi, allora vi aggiorno un attimo. Mamma è ricoverata, ve l'ho detto, mi pare di avervelo detto, non mi ricordo più perché sono abbastanza esaurita. Sta facendo dei controlli perché non sta molto bene e non voglio però incentrare i miei video su questo aspetto perché non mi piace, ragazze. YouTube, nonostante io abbia condiviso degli aspetti della mia vita, in questo momento voglio che sia un momento di svago, di serenità e di leggerezza, per me e per voi, insomma. Poi tranquille che insomma, le varie notizie verranno date a tempo debito, però in questo momento è la mia bolla di serenità, bolla di tranquillità in cui mi dedico a qualcosa, non penso e quindi capirete che per me è vitale mantenere comunque questo spazio positivo. Poi vi ripeto, ci sarà il momento anche in cui vi dirò come sta andando, però non me la sento in questo momento e preferisco parlarvi delle cose un pochettino più frivole della vita, le cose che riguardano la casa, insomma, pulizia, organizzazione figli, marito.
Chi più ne ha più ne metta. Sono contenta perché oggi Aurora è con noi, perché naturalmente con mia sorella ci stiamo dando il cambio per andare in ospedale. Io sono andata tutta la settimana di mattina, perché poi mi baso anche sui turni di Christian, perché io in questo momento non sto lavorando. Però dato che avevo delle cose da fare a casa, che principalmente mi viene meglio farle di mattina, ho chiesto a mia sorella oggi di portarmi a Aurora, rimane a pranzo qua con noi, lei va di mattina da mia madre, cioè a quest'ora, più che altro all'ora di pranzo, per dargli una mano, e poi andrò stasera. Ho già il letto completamente svuotato, perché Mittel stanotte mi ha fatto un bello scherzetto, siccome sta facendo la muta, ahimè ragazze, vomita bolli di pelo, ma l'ha vomitato proprio sul letto, sul copriletto. Quindi ho tolto tutto, ho disinfettato tutto e le lenzuola sono qua in terra pronte per essere messe in lavatrice, e ne ho tre da fare oggi, lavatrici tre. Ma nel frattempo ragazze, io faccio un po' di pulizia qua a casa e poi avvio il pranzo. Buonasera ragazze, allora sono le 5 e mezza, io non ho registrato più niente, sono in zona ospedale perché sto andando a trovare mia mamma, ma prima di tutto vado in un negozio qua in Viale Italia, che è la via principale dei negozi, perché mi devo assolutamente prendere la tinta per capelli. Però oggi ragazze c'è un tempo terribile, però volevo vedere se era arrivata, perché da noi arrivano sempre le cose in ritardo, quella maschera, quella per il ritocco, e vediamo un pochettino se è arrivata, perché la stanno pubblicizzando tanto, ma io ancora non l'ho trovata da nessuna parte, quindi provo ad andare da Douglas o da quel sapone qua, prima di andare a trovare mia mamma, e vediamo se la trovo. A dopo. Allora ragazze, sono tornata da un po', vi dico la verità, non capisco perché oggi ci sia questa luce in questa camera. Oltretutto non sto riuscendo a mettere bene il telefono, ma la cosa mi urta in maniera incredibile. Vabbè, ci accontentiamo. Comunque c'è questa penombra, questa luce strana, ma perché? Perché fuori c'è un tempaccio, ragazze, quindi è proprio brutto, brutto, brutto il tempo. Vediamo se riesco a trasferirvi qua. Adesso mi cadrà pure il telefono, ma non è che la situazione migliora più di tanto, vi dico la verità. E vabbè, ci accontentiamo. Allora, ne ho parlato più su Instagram. Praticamente Adele ha avuto una eritema solare ieri, che siamo andati al mare per un paio d'ore. Ma era, contate che lei non ha mai avuto problemi con le creme solari, mai, 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 mai. È già la seconda volta però che notavo che si arrossava, ho detto vabbè, sarà un po' di bruciatura, nonostante che io gli metto comunque la protezione solare 50, e quest'anno ho comprato quella della Nivea, che a me, Adele, a me, Asia e Christian non ci ha mai creato problemi. Quest'anno però Adele, praticamente ieri eravamo in spiaggia, poi a un certo punto quando siamo andati in macchina, Adele mi ha detto: mamma, guarda che sono rossa nelle gambe e nelle spalle, mi danno prurito. Al che io l'ho controllata ed era completamente bordeaux, addirittura aveva dei puntini, quindi ho detto: guarda Adele, ti sta avvenendo un eritema solare, adesso torniamo subito a casa, facciamo una doccia tiepida e mamma ti mette la crema. Però poi a casa, controllandola, mi sono resa conto che questa irritazione gli è uscita praticamente nelle zone in cui io gli avevo messo la crema. Quindi sono andata in farmacia oggi, ho chiesto anche alla pediatra e mi ha detto che sicuramente lei è allergica a qualche componente che può essere
probabilmente il profumo di queste creme solari e di comprarli una crema solare sempre SPF 50, però senza profumo. Infatti sono andata in farmacia oggi e mi hanno suggerito questa, che non ha un marchio perché la fanno lì in farmacia, però io mi trovo bene con i prodotti creati in farmacia. E ho preso questa qua, ed è proprio della farmacia, col logo della farmacia. È anallergica, senza profumo, molto resistente all'acqua ed è per bambini, ma la possiamo utilizzare naturalmente tutti. Poi vabbè, avevo altri medicinali da prendere, non costava neanche tanto e adesso proverò e vedrò se non gli darà fastidio la prossima volta, perché se no, cioè, cosa li devo mettere? Il maglione li devo mettere a questa bambina per andare al mare. Poi vi ho detto che stavo cercando quella benedetta, non so più dove mettermi oggi, quella benedetta maschera della Garnier, mi pare, credo di sì, della Garnier, per farmi la parte dei capelli solo qua, il resto lasciarli, perché ho proprio due ciuffetti bianchi qua sopra che danno molto fastidio. Non ho voglia di andare dalla parrucchiera a spendere i soldi, me lo faccio io in molta serenità. Nel frattempo, ragazze, l'avete notato, il letto messo male. E cosa faccio? Faccio shopping per le bambine. Allora, ho comprato questo costume da bagno per Adele, che vi dico la verità, ragazze, glielo dovrò provare. È un semi costume intero con delle parti comunque che si vedono, abbastanza con la schiena libera, insomma, così non lo potrete mai capire. E veniva 13,99 €. Poi lì l'ho presa alla Upim. Però mi voglio spostare in zona, ragazze, perché mi si sta seccando il braccio e vi voglio far vedere gli altri due completini che ho preso. Nel frattempo qua sta suonando, diluviando fulmini e saette. Una bellissima estate, ma vabbè, fanno anche piacere queste giornate di freschezza. Allora vi faccio vedere i due completini che ho preso alle bambine. Ragazze, un affarone, perché venivano 8,99 €, e siccome le bambine si devono sempre cambiare, perché oltretutto si sporcano ogni 3x2, i miei figli si sporcano a colazione, a pranzo, a cena e quando escono, quindi qualche completino in più non fa mai male. Oltretutto l'ho preso 8-9 anni, quindi sono sicura che il prossimo anno Asia li sfrutterà. Li sfrutta quest'anno perché già li stanno un po' abbondanti, ma li sfrutterà anche il prossimo anno. Quindi ve li faccio vedere. Questo è uno con la maglietta con le ciliegie e il pantaloncino abbinato. L'unico dubbio che ho è che forse ad Asia il pantaloncino gli sarà un po' largo, ma va bene. Fa niente, abbiamo altri pantaloncini, 8,99 €, ragazze, e non sono in saldo, quindi costeranno anche di meno quando inizieranno i saldi. E poi cosa c'è? Si vuole mettere ketchup? No, basta ketchup adesso. Fa male va a mangiare sempre ketchup. No. Oggi no. Nel frattempo si affarrano perché si litigano, non affarrano perché è una parola sassarese, quindi molte persone mi dicono: Gabriella, parli male, parla bene in italiano. Quindi l'italiano è questo, si stanno litigando perché Adele si vuole mettere sempre il ketchup in ogni cosa e fa male. E questo è il secondo completino, guardate che carino, con il coniglietto, il fiocchettino e il pantalone, mi sta andando via la voce, il pantalone blu, semplice. Ragazze, completini di tutti i giorni, senza molte pretese, a me sta bene così, così abbiamo qualche opzione in più per le bambine. No vabbè ragazze, c'è il diluvio universale, dopo ve lo faccio vedere. Comunque, ho messo in questa ciotola le fragoline lavate, perché stasera ho mangiato la vellutata di zucca senza pasta e adesso vado a farmi la ciotola con yogurt vegetale Pure Nourish, il prodotto della mia azienda, che sgonfia l'addome, è ricco di prebiotici e probiotici,
favorisce la massa magra e tante cose che in questo momento mi servono, e poi vado a guarnire con delle fragoline sopra, quindi mangio qualcosa di fresco e niente, tento anche di tenermi in forma. Ecco qua ragazze, ho utilizzato lui, il Pur Nourish, che io lo compro in bustine perché è molto più pratico. L'ho messo dentro lo yogurt vegetale, che io utilizzo quello dell'Alpro, che mi piace tantissimo. E poi ho messo un po' di frutta, delle fragole e la banana. Questo mi aiuta a sgonfiare l'addome, a perdere peso e quindi a recuperare anche un po' dall'ultimo periodo che ho mangiato veramente male.